Marco Di Nicola, responsabile di Poste Italiane e Filatelia. Ecco, un francobollo per omaggiare, per ricordare Benito Iacovitti, che è forse il più grande fumettista italiano, è stato il più grande fumettista italiano, uno dei più grandi a livello mondiale. Questo francobollo che Poste Italiane ha voluto realizzare, cosa ha di così particolare? Perché realizzare un francobollo, un fumettista, diventa anche un po' difficile. Innanzitutto siamo molto contenti di essere qui nella sua città dove è nato e celebrare appunto questo grande artista. La mia azienda Poste Italiane è molto vicina alle serie tematiche dei comics, dei personaggi artistici, e quindi valorizza con un francobollo quelle che sono le eccellenze di questo settore italiano. Il francobollo in modo particolare negli ultimi tempi viene utilizzato in modo particolare oltre per spedire lettere, come tutti lo conosciamo, anche appunto per celebrare quelle che sono le eccellenze dell'Italia, del Made in Italy. La correggo su una cosa: noi non è che mettiamo francobolli, noi riceviamo le indicazioni dal MIMIT, che è appunto il ministero che ha le deleghe per le emissioni di francobolli, e siamo però ben felici, come in questo caso, di venire a intervenire ad eventi come questi con queste tantissime persone in sala, proprio per celebrare artisti di questo calibro. Che particolarità ha questo francobollo? Beh, innanzitutto la serie comics è quella che sta andando per la maggiore in questo periodo. I francobolli più ricercati anche nell'ultimo periodo sono quelli di artisti e di fumettisti. Mi viene in mente Zero Calcare, che è uscito poco tempo fa, che è andato sold out. Questo è un francobollo a una tiratura molto molto limitata, penso che anche questo avrà la stessa fine, sarà ricercatissimo da tutti gli appassionati del settore. Sarà un francobollo che noi utilizzeremo moltissimo nelle fiere Lucca Comics, Roma Comics, quindi molto tematiche, quindi dove comunque insomma saremo presenti con degli stand, e dalla richiesta che riceviamo dai nostri abbonati, dalla nostra e-commerce, immaginiamo appunto che sarà un francobollo ricercatissimo. Cosa rappresenta? Rappresenta un artista, rappresenta la sua storia, rappresenta quello che l'artista voleva rappresentare nei suoi fumetti. Abbiamo messo dentro quelle che secondo noi sono tratti distintivi dell'artista. Quando lo sveleremo, insomma, vedrete che abbiamo colto proprio il suo personaggio principale. Antonio Sarchione, docente, fumettista, docente dell'Istituto Pace qui a Termoli. Iacovitti, che cosa rappresenta per voi fumettisti e anche per voi docenti di un istituto dove si insegna a disegnare e soprattutto a imparare il bello attraverso l'arte? Soprattutto da quel punto di vista lì è un'ottima risorsa, perché io cerco sempre di far capire ai ragazzi giovanissimi che l'arte non è ovviamente quella importante dei musei, dei grandi monumenti, delle grandi città, ma è l'arte riguarda tutto della vita, un sacco di aspetti della vita, un sacco di tipi di arte, di creatività.
tra cui anche i linguaggi narrativi e tra cui anche il fumetto. E non c'è cosa migliore di un artista come Iacovitti che poi esprime creatività e fantasia allo stato puro, cioè massima espressione di fantasia e Iacovitti, cioè una fantasia sfrenata, ironia, creatività allo stato puro. E quindi si fa un bel lavoro con i ragazzi capiscono che l'arte è anche divertente, è un po' come spiegare, invogliare alla lettura facendogli capire che la lettura non è solo una cosa antipatica e obbligatoria, ma può essere divertente. Più o meno lo stesso approccio io ce l'ho con l'arte a 360 gradi, cerco di fargli apprezzare l'arte da un po' da tutti i punti di vista, ecco. E il fumetto è un fumetto anche divertente, comico come quello di Iacovitti, è utilissimo. Il fumetto si è evoluto, adesso noi abbiamo le graphic, le novel story, però il fumetto di Iacovitti come viene accolto dalle nuove generazioni? Perché è un fumetto, a mio avviso, senza tempo. Lo scoprirò nei prossimi giorni perché sto iniziando questo lavoro prima cercando di far capire cosa è il fumetto e poi facendo un escurso sul lavoro di Iacovitti e voglio vedere le loro reazioni a questo tipo di linguaggio, quel tipo di mondo che Iacovitti ha creato e lo scoprirò anch'io ovviamente funziona ancora, però come reagiranno? Io spero che si divertiranno, perché almeno fare una lezione e i ragazzi si divertono è il massimo.